Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dà il colore di retro computing, anzi retro riviste di informatica. Commodore Microcomputer, il numero bimensile di settembre e ottobre 1984, costava 2 dollari e mezzo, rivista americana. Andiamo a vedere tra il settembre e l'ottobre del 1984 di cosa parlavano gli amici della Commodore Microcomputer, rivista americana. Software di produttività, una completa lista di computer della Commodore. Recensioni database, di word processor, di spreadsheet. Interessante. Una serie di incontri oltremare. E un tastierino numerico per il PET CBM. In copertina un Commodore Plus 4. Anzi, Plus, no, penso sia un Commodore 100. No, sì, un Commodore Plus 4, pardon. Ok, andiamo a vedere questa rivista. Un altro Commodorone biscottone 64. Cosa c'era? Dunque, la rivista è di probabilmente un 128 pagine. Quindi è relativamente corta, fermo piuttosto presto. Caratteristiche: utilizzo del computer, comprendere il proprio computer, spazio di programmazione, delle caratteristiche, diciamo, le potenzialità e come aumentare e elevare la produttività con gli strumenti della Commodore, EasyScript, un 4 word processor per Commodore 64, dei database e degli spreadsheet. Produttività con il computer Commodore, una serie di liste. Poi, utilizzo del computer negli affari, nelle educazioni e per i viaggi. Quindi una rivista interessante, andremo a approfondire questa. Solitamente i Commodore sono sempre stati un po' scadenti dal punto di vista dei programmi di produttività personale, in particolar modo per Commodore 64 non hanno mai brillato un granché. Quindi sarà interessante andare a vedere questi articolini per vedere cosa c'era. Poi spazio di programmazione per quanto riguarda le rubriche di comprendere il proprio computer, trucchetti di programmazione, trucchetti tecnici, spazio solo per gli utenti del Commodore 64, spazio per il PET CBM, Super PET nuovo, recensione hardware, software e una serie di appuntamenti con lettere, note degli editori, notizie dell'industria, gruppi di discussione e altre cose, pubblicità. Ok, tuffiamoci a bomba. Andiamo a vedere spazio qui, diciamo subito si incomincia con lo spazio delle lettere da casa. Qui uno spazio per l'editore, anzi la editrice. Software esplosivo per quanto riguarda l'industria, crescita esplosiva, pardon, del software che era stata predetta. Chiaramente se andava a vendere il computer, poi i computer qualche cosa dovevano fare e quindi va bene, uno un po' i programmi se li faceva col Basic, però indubbiamente diciamo i giochi o altri programmi era l'acquisto del software o il reperimento del software era indubbiamente una cosa importante. Qui spazio diciamo notizie per il Commodore 64. Nuovi milioni di bit aggiunti praticamente sul chip della RAM per aumentare e potenziare la mappa nazionale dei computer negli Stati Uniti. E poi abbiamo altre notizie del tempo, free software e quant'altro, pubblicità, una serie di servizi per il business per il Commodore 64, un articolo, vediamo un po' di cosa parlava. Bah. Poi utilizzo del computer per lo spazio educazione, la grafica vettoriale che si vede incominciava a nascere, sempre utilizzo del computer spazio praticamente per i viaggi, utilizzo del globetrotting sul computer e poi vediamo un po', arriveremo, accidenti, quanto spazio c'è. Comprendere il computer qui. Pensieri diciamo casuali, però per ora non vedo listati. Pubblicità. Ah, qui abbiamo
la Commodore incontra praticamente la scommessa come potenziare la propria produttività. Questo è un Plus 4, vediamo un po' cosa c'era. C'era Easy Calc, The Manager, Easy Finance, Easy Spell, Accounting Series, Big Graph e poi uno spazio per Easy Script, penso il più famoso word processor per Commodore 64. Non era proprio una cosa eccezionale, ma comunque. Quattro parole, quattro word processor per il Commodore 64. Vediamo un po'. Non c'era nemmeno, diciamo, l'80 colonne del Commodore 64, quindi il formato 40x24, il monitor era parecchio piccolo. Boh, qui non si dice nulla. Cosa sono i programmi? Dove erano? Ah, forse questo qui, prodotto nome Bank Street Writer, che dal costo di 69,95 dollari. Poi Cut and Paste, dal costo di 50 dollari, che però richiedeva l'80 colonne. Poi Word Manager, che costava 179,95. Poi per 99 dollari il Super Text. Spazio Database, il database, chi non l'ha usato, se non altro, diciamo, per fare un elenco delle videocassette VHS oppure dei programmi che si collezionavano presi dalla scimmia della collezione del software. Administrator 2, The Consultant, Project Life, Mail Disk, The Manager, Mail Now, Mail Pro, MN Database, MDM, pardon, Database Manager, Silicon Office, Superbase, Super Office, Tot Label. Ok, qui invece spazio Spreadsheet per vedere. Non c'era soltanto Multiplan della Microsoft. Che cosa c'era? C'era Multiplan della Microsoft, che indubbiamente si imponeva. Parlano solamente del Multiplan della Microsoft. Produttività, software della produttività con il computer della Commodore. Quindi contabilità, qui c'è una serie di software che si potevano comprare per il modello Commodore 64, PET, qui un elenco praticamente recensione di software. Interessante rivista, il link per scaricare praticamente questa rivista lo trovate in descrizione per ricordare cosa c'era. Poi qui spazio cassette e file per il PET e CBM, un po' di listati. Due alte risoluzioni per scaricare, diciamo, le videate del Commodore 64, dei programmini di utilità con i vari listati, Kaleidoscope per PET e Commodore 64, questo è il listato Kaleidoscope, numeri primi, un articolo di matematica con i relativi programmi per la generazione dei numeri primi. Aggiungere un tasterino esadecimale per il PET CBM, quindi probabilmente un tasterino software virtuale. Va bene. Poi funzioni trigonometriche inverse, trucchetti tecnici, screen box data per mostrare praticamente le routine, qui una specie di codici che vengono disassemblati e spiegati, con dei listati, un listatone, accidenti, guarda lì quanta roba. Poi uno scaricatore salvatore di memoria del Commodore 64, altri listati con addirittura in esadecimale, codice macchina. Poi appendice in codice macchina e routine per programmi basic e per il Commodore 64. Altri programmi di utilità commentati, spiegati. Super PET Purpurri, qui diciamo sì, uno spazio per il PET, in cui veniva praticamente illustrato cosa farci, come potenziarlo e comunque quei programmini interessanti. Un po' di telecomunicazioni di modem. Database Manager, qui una recensione, Tool 64, una rivista, per questo era una serie di software per stampa e per copie dell'utility di dischi, un po' di grafici, qualche cosa. Poi Right Now, questo penso sia un word processor per Commodore 64.
poi un po' di elenchi di software dove comprare, cosa comprare, pubblicità, ok, passiamo oltre. Febbraio e gennaio 1985, Commodore Microcomputers, compiuti per la computer, per la casa, software di aiuto, diciamo che possono, software di autoaiuto, come organizzare, diciamo, il software in casa, teleapprendimento e televiaggi, diciamo, in funzione ci voleva il modem, questo si spaccava, quindi ovviamente va bene. Microsoft software recensione, Micro Cookbook, The Hypnotista, Total Health, Digita e Salva. Ok, andiamo a vedere cosa c'era rapidamente. Allora, c'erano Spazio Lettere, Notizie dall'Industria, recensioni di libri, software di recensioni, trucchetti per i programmatori, trucchetti tecnici, spazio educazione, Commodore 64 solamente per gli utenti, in uno spazio interamente dedicato a loro, super pet, gruppi di discussione e quant'altro. Qui in specifico abbiamo che cos'altro si può fare con il Commodore 64, università elettronica, come essere un agente di viaggi, nuovo software che può essere, diciamo, ordinato un po' come un dottore, e a organizzarsi per il tempo e quant'altro. Andiamo a vedere spazio lettere, io vado veloce, lettere, pubblicità, il link per scaricare, guarda un po', qui c'è un altro CBM, visto che non ebbero, ci ho fatto un podcast su questi, disegnati dalla Porsche, non ebbero un grande successo, erano un po' un troiaio. Andiamo a vedere pubblicità, recensioni di libri, se volete scaricare altri numeri di questa rivista il link lo trovate in descrizione. Commodore 64, colori, altri libri, recensioni, un micro libro digitale di ricette, recensioni software, questo è una specie di sistema esperto della salute, bah, un libro per averci le ricette e cucinare, questa è una recensione che era lo Spartan, un programma, ecco, pubblicizzato in America, questo qui praticamente veniva venduto a pezzi, era un compatibile Apple II e con Commodore 64, praticamente erano tutte e due le macchine fuse e prima c'era uno switch che faceva prima girare uno e poi girare l'altro. Ci ho fatto un podcast sopra sui cloni del Commodore 64, il podcast lo trovate in descrizione, della Mimic. Dungeon and Dragons, recensioni software di avventure, recensioni di dischetti, ecco, questi erano utili perché non erano della Commodore, quindi erano sicuramente più affidabili. Poi un'agenda telefonica, insomma, giochi, l'ipnotista, una specie di gioco ipnotico, ma vabbè. Espansione di software di recensione, questa espansione visuale, boh, vabbè, se vi interessa il link lo trovate in descrizione. Altre recensioni software, un assembler, diciamo un editor di assembler istante, poi serviva a nulla perché qui a Commodore 64 c'aveva già l'editor, quindi l'editor dell'assembler, quindi non si capisce cosa, perché compra. Questo è un foglio elettronico, recensioni software, analizzatore di personalità per Commodore 64, una specie di psicologo, qualche cosa del genere. Introduzione al Basic, agli stati, tanti discorsi con una serie di telefoni, qualche listatino, non lo so, vedete, un po' di trucchetti, finalmente sono arrivati gli stati. Pensieri casuali, trucchi e trucchetti, un po' di listati. Università da casa, trucchi e trucchetti, qui questa è matematica, le matrici, calcolo dei determinanti, come programmini, come farli, è un programmone, un listatone che calcolava praticamente i determinanti e anche probabilmente anche i ranghi delle matrici. Poi trucchi e trucchetti tecnici, tempo, un orologio virtuale per il Commodore 64. Che cos'altro ci si può fare con il computer? Diciamo, come gli utenti a casa che sono,
c'è il word processing, database, gli spreadsheet, lo spazio di educazione. Ok, e qui qua gli agenti di viaggio, software medici, come organizzarsi praticamente una sposta di libreria, mette a posto le cose probabilmente, vabbè. Dunque, due scuole che praticamente fanno uno scozzo di qualche cosa. Qui c'è un e-commerce 64 scuola. Ecco, questa è una scuola che indubbiamente era fatta da persone viste, perché se a scuola i bimbi ci trovavano il e-commerce 64, quello che facevano qui lo potevano poi sperimentare anche a casa. È una cosa buona, perché quello che trovavi sul computer a scuola lo ritrovavi a casa. Questi erano diciamo abbordabili, e quindi vaffanculo al Pascal. Ecco, boom, quindi anche altre porte a casa. Ci ho fatto vari podcast sul Pascal, la turbocata. Utilizzare il computer per far imparare i bambini piccoli. 1984, le Olimpiadi della mente. Questo è un lungo listatone, forse sarà un programma di scacchi oppure qualcosa tipo delle domande e risposte. Aggiornamenti per le reti. Manager di aritmetica parte 1. Poi testare il Commodore 64 sulla interfaccia delle cassette. Ecco perché questa era il dataset era particolarmente lento a causa di un doppio passaggio in digitale, e invece avrebbe potuto essere un po' più veloce se fosse stato ingegnerizzato in modo diverso. Super Pet con degli stati, io vado veloce, pubblicità, spazio di discussioni. Questi probabilmente sono per le BBS, ancora internet non c'era, o se c'era diciamo era una cosa relativa. Telecomunicazioni, questa è la rivista americana, quindi erano sicuramente più avanti, anche sia per quanto riguarda le BBS. Notizie, pubblicità, spazio diciamo inserzionisti, pubblicità. Ok, passiamo oltre. Commodore Microcomputers, ottobre 1985, $2.50, eccolo qui, Amiga Preview, le ultimissime notizie sui nuovi prodotti sfornati dalla Commodore. E c'era praticamente, si annunciava in America, annunciavano nell'ottobre 1985 la grande uscita imminente dell'Amiga 1000. Poi abbiamo Ham Radio per il Commodore 64, costruisci un computer per una stazione di lavoro per un $10, poi un po' di giochi. Andiamo a bomba a vedere cosa c'era. Questa rivista che era circa 128 pagine, sì, 128 pagine, spazio lettere, notizie, recensioni software, dietro cosa c'è dietro ai programmi, uno spazio programmi, poi il mago del computer, una rubrica, trucchetti per i programmatori, recensioni di libri, Commodore 64, spazio per Commodore 64, trucchetti tecnici, e poi spazio discussione, gruppi di discussione, come programmare un Commodore microcomputer, un po' di spazio pubblicità. E poi per quanto riguarda abbiamo notizie per quanto riguarda acquisto e aggiornamenti dell'Amiga, una prima vista il nuovo rivoluzionario Commodore con il nuovo microprocessore 68000 con grafica e suono come non avete mai visto né sentito, e quindi con un computer con finestre, icone estremamente veloce. E qui questa rubrichetta a pagina 70 ci daremo una sbirciatina. Poi c'è come diventare un radioamatore con un Commodore 64, il cottage elettronico della controversia, che non ho idea di cosa sia, come diciamo lavorare su un computer a casa che è stato bannato, andiamo a vedere, poi vedremo. Spazio accessori e vabbè, quant'altro. Andiamo a bomba a vedere. Spazio lettere, notizie, un po' di pubblicità. Qui c'era, si annunciava il Commodore Amiga 2000, eccoci qua, già si annuncia l'uscita del Commodore.
Poi abbiamo altre notizie sul Commodore 64, un po' di software. Questo era un motore virtuale, dischetti da un DAT, pardon, un TARDAT. Poi previsioni per quanto riguarda questo book, cos'è, recensioni, forse uno spazio per Commodore 64, previsioni, boh, saranno state per le previsioni del tempo, oppure non so, programmino. Se vi interessa ve lo andate a scaricare, andate a vedere. Sì, previsioni meteo con delle informazioni che però forse mi sa che erano scaricate da qualche parte, quindi da servire un modem. Poi altre recensioni di giochi, altre recensioni di software, altri giochi tipo avventure, pubblicità, altre recensioni di giochi, copiatori, utility, schede e miglioramenti per, diciamo, il disk drive della Commodore, che era una fogna. 1541 vi costava un occhio, poi si spaccava e rimanevate con la mano avanti e la mano di dietro, e poi ritornavate a comprare il registratore Swift Calc. Questo invece per Commodore 64 è probabilmente un altro spreadsheet Lodestar Commodore 64, una collezione di programmi vari, eterogenei, forse per stampare qualche cosa. Allora, notizie di preparazione, recensioni, software, notizie sul software e quant'altro. Io sto andando veloce perché voglio andare a vedere cosa c'era poi quell'amica. Come costruire un libro su di voi. Commodore 64, Basic 64, pubblicità ristampante, WordPro 64, un altro word processor, Trio, questo era probabilmente un sintetizzatore di parole, perché il Commodore 64 ci aveva praticamente il chip audio. L'uomo che sta dietro il Muppet Show, e questa era l'epoca che praticamente c'era il grande successo dei Muppet Show, per chi se lo ricorda. Poi parlare semplice con il Commodore, con il suono del Commodore 128, quindi si davano informazioni e un programma per fare sintesi vocale. Un altro, diciamo, delle una serie di finestre semplici per il Commodore 64, trucchi e trucchetti, utilizzare un modem a 300 baud per trasferire file, trucchetti, da un occhio della testa a 300 baud ci volevo lentissimo, comunque da quell'epoca gli stati erano molto corti. Sintesi vocale e riconoscimento vocale sul Commodore 64, questi sono i primi hardware che ancora si incominciavano a guardare. Qui si incomincia, ah, eccoci qui, il preview dell'Amiga, eccolo qua. Questo era un po' un disegno grafico e questa era la macchina. Commodore, il nuovo Amiga, il nuovo computer Amiga con 256k di RAM, il personal computer basato sul microprocessore 68000. Ci sono 192k di ROM, un disk drive da 3,5 nella macchina. Un sistema Amiga completo che consiste in un computer centrale con un disk drive, una tastiera, un monitor analogico in RGB e un mouse. Il monitor praticamente nell'immagine qui è un Commodore 1080. Se uno aveva soldi per comprarsi un Amiga, costava un occhio della testa, ecco, indubbiamente ci aveva anche soldi per comprarsi un monitor a colori. Comprare un Amiga con un monitor in bianco e nero o fosfori vedi, credo non ci sia mai stato nessuno sulla terra. Ecco un po' di preview dell'Amiga sulla tastiera. Era bello, eh? Computer, indubbiamente, tanta roba, una macchina, tanta roba. Peccato che ci avessero messo solo 256k. Questa è una macchina che come minimo ci doveva avere già 2 mega di RAM, siccome ci aveva 68000, questa è una macchina che ci doveva avere già 2 mega saldati sulla piastra, in modo tale che il microprocessore 68000 veniva impiegato totalmente sui 2 mega lineari. Poi se uno voleva lo si poteva aggiungere, metteva una scatolina per fuori, con il bank switching andava fuori, ma invece è una macchina che la castrarono subito con 256k. Una macchina così con 256k da spararsi nella testa, va bene. Cosa c'avevano nella testa quelli della Commodore non lo so, infatti poi sono falliti.
come diventare un radioamatore con il Commodore 64. Eccoci. E si spiega l'esperienza di questi radioamatori collegati al Commodore 64, cosa facevano con RTTY. Poi il cottage della controversia, il cottage elettronico della controversia. Cos'è questo? Come, diciamo, lavorare su un computer che dovrebbe essere stato bannato? Boh, cos'è questa roba? Sarà forse in relazione a qualche violazione di diritti di autore per i sistemi operativi. Vabbè, come rendere una serie di accessori di computer più confortevole? Ecco, pessima idea, una stronzata del genere, perché questo disk drive tendeva a scaldarsi, oltre a essere inaffidabile, il 1541 tendeva a scaldarsi, aveva bisogno di aria, quindi ficcarlo così chiuso era una mossa veramente da suicidio. All'epoca non si sapeva, oppure chi lo sapeva era un po' in malafede. Gli utenti indubbiamente questa cosa non la sapevano, era meglio tenerla fuori, esterna all'aria, altrimenti si sarebbe scaldata subito, forse che a spaccarsi rapidamente la puntina, la testina, ma quello era un altro discorso. Qui vabbè, piattaforme, come lavorare sulla macchina, mobiletti, ce n'erano a tonnellate, questi tavolini per il computer fatti, diciamo, anche un po' meglio di questi AGGV, così. Ecco, questo qui era già un po' meglio, perché era praticamente già più areato, aveva modo di circolare un po' di più. Come costruire una stazione di lavoro economica con $10, qui ti dava praticamente un po' l'impressione come mettere due legni in croce. Va bene, più pubblicità, un aiuto per il Commodore 64 sul budget della famiglia, recensioni di libri, qui ci sbuca un Apple II, puff, così tanto all'improvviso, per fare pubblicità, recensioni di libri. Di nuovo questo spazio per utenti Commodore 64 sulla programmazione favolosa su figure 3D, con un lungo listato in Basic che veniva dato per sperimentare. Spazio di nuovo per il 64 dedicato al processore sonoro, il SID, e con un listato che lo sfruttava. Poi per pensieri casuali, trucchi e trucchetti, questi erano ovviamente un articolo fatto a puntate in cui si dava praticamente altre cose, trucchi e trucchetti tecnici, spazi di discussione, un Usenet, questo probabilmente sulle BBS che si trovavano da altre un po' in tutto il mondo, in America le BBS c'erano perché le spese telefoniche erano un po' più economiche rispetto essendoci più concorrenza, mentre in Italia c'era il monopolio della Telecom e quindi ogni telefonata ti chiedevano occhio, quindi nessuno lo faceva. Ecco, passiamo oltre, andiamo oltre a vedere la prossima rivista. Maggio e giugno 1986, ultimo numero dell'esplorazione di Commodore Microcomputer, costava sempre $2.50, rivista americana. La guida per l'acquirente, la guida gratuita per l'acquirente Amiga, 48 pagine interamente dedicate all'Amiga. Poi abbiamo un word processor per Commodore 128 gratuito, qui abbiamo un 128, Commodore 128 che sventola in prima pagina, recensione software, Chronos Rift, Hardball, Spy vs Spy 2, Elite ed altri giochi. Poi una serie di programmi, un foglio di calcolo per la famiglia, 128 una tavoletta, Commodore 128 Drawing, una tavoletta grafica, una speedboat race, una gara di barche veloci, la rotazione di tag e probabilmente una serie di probabilmente paycheck per la gestione del conto corrente. Il Commodore 128 finì un po' in disparte, perché praticamente quando uscì l'Amiga indubbiamente catalizzò l'interesse l'Amiga, anche se diciamo all'inizio quando uscì solo l'Amiga 1000 che costava un occhio della testa, il Commodore 128 indubbiamente poteva essere una soluzione intermedia, per quanto la gente continuò a preferire il Commodore 64. Andiamo a vedere quest'ultimo numero di Commodore Microcomputer. I links, vi ricordo, per scaricare questa rivista e tante altre del Commodore Microcomputer, il link lo trovate in descrizione. Ok, eccolo, Amiga 1000, bella macchina, ma veramente già
era già stata diffusa con 256k. Ecco, una macchina così con 256k l'avevano già castrata. Era una macchina questa che con un Motorola 68000 che il microprocessore indirizzava linearmente fino a 2 mega avrebbe dovuto averci perlomeno 2 mega già saldati sulla piastra, sulla scheda madre, oppure praticamente 1 mega già sulla scheda madre e poi degli zoccolini vuoti da cui eventualmente aggiungerceli, però già gli zoccolini ci dovevano già essere, in modo tale che un utente apriva il cofano, comprava gli zoccolini, ce li inseriva in castro e si ritrovava la macchina con 2 mega. Invece hanno fatto una macchina con 256k che poi per espanderla ci voleva un cazzo di fuori di tutto a geggino, una cosa sola che praticamente era nostra, che fece impazzire gli utenti dell'Amiga 1000. Peccato, perché una macchina così indubbiamente con 256k era fundata praticamente già castrata, mentre l'Amiga 500, che costava molto di meno dell'Amiga 1000, c'aveva già 512k, e quindi con una schedina 512 si portava più o meno a 1 mega, per quanto anche lui ci avesse praticamente il tetto di 1 mega. Bah, alla Commodore sono sempre stati i braccini corti per la RAM e anche per la sostituzione dei microprocessori. Andiamo a vedere di cosa parlavano il maggio e giugno 1986. Faccio le altre notizie, software e recensioni, Silicon Valley notizie, poi GeoFissio, questo non so che cosa sia, poi vedremo, spazio per i giochi, Commodore 128, spazio Commodore 128, spazio Commodore 64, trucchi e trucchetti, gruppi di discussione, una serie di programmi per Commodore 64 e Commodore 168, recensioni di libri, indice degli inserzionisti. In specifico focus su come praticamente la guida all'acquisto delle robe, quindi software e periferiche per l'Amiga. Poi un compact disc, la nuova rivoluzione, già si parlava di cosa c'era, cosa sarebbe arrivato, un robottino e poi diciamo le animazioni in Amiga Basic. Sono circa 176 pagine. Andiamo a vedere. Lettere, soluzioni, spazio lettere, notizie Amiga Games, notizie, io qui vado veloce, rallenterò un po' quando ci sarà lo spazio della recensione per i prodotti Amiga. Richard Pettis, Talladega, questo è un altro per Commodore 64, un giochino, altro giochino per Commodore 64, questo altro giochino per Commodore 64. Spy vs Spy 2, l'isola di Capper, anche questo per Commodore 64, un'avventura probabilmente, Black Thunder, questo è un altro sparatutto per Commodore 64, The Crimson Crow, questo è un'altra avventura per Commodore 64, pubblicità, un servizio silenzioso, praticamente questo è un gioco per quanto Commodore 64 di sommergibilisti, la seconda guerra mondiale, Siludi e roba varia, recensioni software, altra recensione software, un po' di Geos, Winnie the Pooh su Commodore 64, Alice in Wonderland, un'avventura, Elite, questo recensione di un po' di grafica 3D anziché se probabilmente si annusava, Silicon Valley, le notizie, cosa stavano progettando a Silicon Valley, il motore dell'informatica, pubblicità, listati per Commodore 128 e Commodore 64, Speedball, un gioco per Commodore 64 in Basic con listato. Ecco, qui abbiamo chi incomincia, una rivista dentro la rivista, uno spazio interamente dedicato all'Amiga, la descrizione di più di 250 prodotti per l'Amiga, e qui andremo, rallenterò per vedere, se vi interessa potete andare a scaricare praticamente la rivista. Che cosa c'era? Recensioni dell'Activision, Analyze, Animator, Arcoon, Deluxe Paint, Desktop Ambient, Diskmate, Flow, Marauder, Parhome e TextGraph. Poi abbiamo Accounting, Business Graphics, Communication, Creative, Database, Integrated, Miscellaneous Management, Programming, Specific Applications, Spreadsheet Utility, Word Processor.
Personal e Home Software, educazione, giochi e divertimento, Personal e Home Finance, la finanza personale della casa, poi spazio hardware e periferiche, 106, questa è sicuramente la parte più importante, era appena uscito, vedremo cosa c'era anche in termini di hardware e di accessori da poterci mettere. Quindi, andiamo un po', centinaia di nuovi prodotti per la minchia stanno arrivando e qui si dava un po' di notizie di cosa c'era. Va bene, questo era il innovativo computer Amiga, peccato l'ho già detto, 256k soltanto. Qui il link per scaricare la rivista, se volete lo potete trovare in descrizione. Già qui si vedeva le screenshot con le iconine e i colori erano già completamente diversi dal Commodore 64. Animazioni, giochi, grafica, Deluxe Paint, va bene. Programmi di finanza, di analisi di finanza, una specie di spreadsheet, word processor, venivano spiegati i vari programmi senza videate, strano, forse erano ancora in progettazione oppure sarebbero arrivati, probabilmente sarebbero arrivati, quindi una recensione in anticipo tutto quello che ci sarebbe stato. Hardware periferiche, qui però di foto non ce n'è, quindi mi è passato via. Va bene, vuol dire che hardware periferiche, torniamo un pochino indietro, cosa c'era? Accessori, qui parlavano di ditte, di cosa? T-Disc, Magnus, va bene, non è che forse uno scannerino, stampantine a inkjet che spuntavano, però insomma non c'erano fotografie, non c'erano recensioni. La prossima rivoluzione dei compact disc, una sega, perché poi dopo sembrava che fossero tanto capienti, invece non contenevano un cazzo, e arrivò il DVD. Un robottino, sembra sinceramente sembra più un giocattolino che un qualcosa di serio, comunque già una specie di mini dronino, diciamo, dell'epoca. L'elettronica già cominciava a diventare, utilizzare le animazioni in Amiga Basic, va bene, qui si spiegano le varie cose. Il GEOS per il Commodore 64, meno male questo Wii non fu poi implementato più di tanto, perché se no l'Apple avrebbe praticamente portato la Commodore in tribunale. Il GEOS invece fu messo a motorizzazione dell'Atari, che finì praticamente in tribunale per look and feel, che infatti praticamente qui il cestino in basso a destra, i dischetti montati sulla scrivania, ecco, e quindi automaticamente si andava direttamente in tribunale senza passare dal via con l'Apple incazzata nera. Ma il GEOS per fortuna non ebbe più di tanto a trovare spazio qui nel questi tipi di interfacce nell'Amiga, che ci aveva già le sue, e quindi ci pensarono bene, stare a confondersi con problemi legali quando già c'aveva una macchina più avanzata con un sistema operativo che era già multitasking su Amiga, mentre alla Apple ancora non sapeva nemmeno dove stava di essere multitasking. La rotazione di cose con un vistatino, BASIC 7, come fare i programmi, sicuramente era un compilatore. Commodore 128, disegnare e muovere gli oggetti con un programma. Word processo Archetype per Commodore 128, a me piacciono i word processo, gli speech sono sempre molto piaciuti. Commodore 64, spazio per Commodore 64, un altro listatone. Il drive 1571, ai, ci ho fatto un podcast sui drive della Commodore e hanno azzeccata una, nemmeno a pagarla oro. Spazio gruppi di discussione, trovate tutti i podcast in discussione. Spazio lettere, come utilizzare i programmi, un altro listato in esa digitale, in bello lungo, va detto mazzata, no, questo è in basic, bello lungo, va bene. Un altro recensione di libri, pubblicità del Plus 4, l'utilizzo del drive 1541, era meglio lasciarlo stare perché si spaccava le testine. Pubblicità del Commodore 128, una stampante, ecco, abbiamo finito.
Se volete andare a scaricare altri nomi di Commodore Micro Computers, i links lo trovate in descrizione di questo file. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao, alla prossima!